Salve a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale. Io sono Dragon Rex e siamo qui con un nuovo episodio di Ghost of Tsushima. Allora ragazzi, abbiamo fatto nel precedente episodio un'altra missione di Lady Masako. Io direi di continuare con un altro racconto sempre di Lady Masako e direi di andare a questo punto intanto a vedere una zona che ancora non abbiamo scoperto. Chiamiamo il nostro Kage e avviamoci per vedere a questo punto proprio questa, chiamiamola zona, che dobbiamo nettamente scoprire. Ok, qua non c'è nessuno, che è questa. Ok, da quella parte ci dice, vediamo come superare il torrente. Qua c'è sempre gente morta. Qua ci sarebbe anche un fortino, che forse abbiamo già visitato sostanzialmente. Vediamo un po' qua dove ci troviamo. Essere un accampamento che abbiamo già liberato, penso. Vanno fatti i mongoli, attenzione. Ok, un ferro che c'è sempre utile, quindi cerchiamo di raccogliere il più possibile di qui. Abbiamo preso un po' di munizioni pesanti che ci fanno sempre, ci sono sempre utili. Provviste, ottimo, dovremmo migliorare la nostra armatura, ma non per adesso ancora questa, perché è un'altra l'armatura che possiamo migliorare. Questo è un accampamento mongolo che penso abbiamo già fatto e abbiamo già risolto più o meno. Qua abbiamo preso anche tutto praticamente. Bene così. Qua c'è un cinghialotto che viene cucinato, ma non vedo nessuno. Qua c'è del cuoio che ci prendiamo. Non vedo assolutamente nessuno. Vediamo qua dentro, anche qua niente. Va bene. Vediamo da questa parte uscendo se c'è qualcosa, ma penso che fosse un accampamento. No, non c'è nessuno. Sì, dell'arco. Ok, questo l'avevamo praticamente fatto, quindi proviamo ad andare di qua. Andiamo, andiamo, chiamiamo il cavallo. Meriti il meglio. Vediamo un po' questa zona dove si trova. Solo che non ci lascia. Comunque dovremmo essere qui, praticamente vicino. E lì abbiamo dei nemici. Cantastorie. Ah, il cantastorie delle leggende. Ok. Che noi per adesso non ci andiamo contro di loro. Eliminiamo questi nemici, ragazzi. Affrontiamoli, Combattete! ragazzi. Ok, aia. Aia, oddio, non vedo, non ci vedo. Ok. Venite sotto.
No, non mi lanciare le bombe tu. Vabbè. Se almeno togliamo quello con le bombe. Aia. Non voglio fuggire, voglio ucciderli. Siamo morti, mi sa. Sì. Questa volta ci è andata male, ci hanno sconfitto. Li ho sottovalutati. Li ho sottovalutati. Va bene, comunque sia. Abbiamo trovato, abbiamo visto cosa c'è qui. Allora, io direi di andare a questo punto da lei. Possiamo anche andare a lei, da lei, è più di un chilometro la distanza. Peccato, non sono riuscito a uccidere questi. Un po' mi dispiace. Ok, qua ce ne abbiamo altri. Aia. No, niente. Sta andando tutto male, sta andando. Abbiamo perso ancora. Ci hanno ucciso di nuovo. Incredibile. Va bene. Ho preso io un pochino sotto gamba il tutto, ma... Ok, proseguiamo il viaggio, ragazzi. Facciamo un altro confronto, vediamo se questa volta ci riusciamo. Ok. Niente. Ancora una volta è andata male. Vieni, vieni. Ok. Bene, contro di loro è andata bene. Contro di loro è andata bene. Siamo stati uccisi due volte. Al terzo tentativo è andata bene. Vediamo qua cosa c'è. Ok, un bel po' di provviste che ci fanno sempre comodo. Allora, chiamiamo il cavallino e proseguiamo. Non penso che ci sia... Lui non c'ha niente, quindi possiamo anche proseguire. Vediamo lui, se c'ha qualcosa. No. Niente, qui però c'è qualcosa. Un fiore che prendiamo. Torniamo al cavallino e andiamo, ragazzi. Purtroppo... Siamo andati bene, benissimo. Vediamo un po' da dove dice, da questa parte. Aspetta un attimo, cosa c'è qua? Provviste, ok. Accogliamo provviste per migliorare la nostra armatura. E cerchiamo di avvicinarci al punto dove dobbiamo andare. Tanto qua un fiore,
anche qualcos'altro che ci prendiamo. Va bene così. Si combatte contro... Ok. Basta. Vabbè. E quanti ne butti di fila? Ok. Uccisi anche loro. E non c'aveva niente, ok. Qua. Perfetto ragazzi, qua c'è un fiore, lo raccogliamo, torniamo giù, proseguiamo il viaggio. Però avevano ucciso l'orso che non trovo. Perché la pelle dell'orso ci sarebbe stata utile. Dov'è? Lì c'è lui, che non ci ha dato niente. L'orso non c'è più. Eccolo qua l'orso, ok. Bellissimo. Così abbiamo un bel po' di potenziamenti da fare. E lo vedremo dopo. Ok, da questa parte ci dice. Qua c'è un po' di gente. Però qua dovremmo esserci già stato, onestamente parlando. Ok, da qua non vuole passare. Andiamo di qua. Andiamo ragazzi, andiamo verso... Oh, lì ci sono altri nemici ragazzi, li affrontiamo. Combattete! Venite, venite. Niente, non ci riesco più. Ok, lui è morto. Ok. Bene così. Abbiamo eliminato anche loro. Vediamo un po' cosa c'è. Lui non c'ha niente. Kunai pieno. Apriamo. Ok. Provviste che ci fanno sempre comodo. Andiamo, proseguiamo la strada verso Lady Masako. Andiamo, andiamo. Vediamo così da poter fare questa nuova missione.
Attenzione, attenzione, fiove. Ok. Là ci sono altri nemici, ragazzi. Non ho visto male, sì. No, non ci sono nemici qua, ok. Non so se c'è qualcuno qua dentro, non ricordo sinceramente, quindi abbiate pazienza. Vediamo se c'è qualcosa da poter accattare. Magari troviamo un po' di risorse, come qua il cuoio. Usciamo da qui. Inizia a fare luce. Vediamo un po', siamo più o meno nelle vicinanze. Non rinuncerei mai. Ok, vediamo un po' da che parte, su. Da lì. Alto confronto. Ok, questa volta è andato. Con lui no. Ok. È andata questa volta. Questa volta è andata. Oh, ce ne sono altre, attenzione. Cos'è? C'è gente qua però, eh. C'è gente. Dove sono precisamente? Oh, ok. C'è gente, non sono neanche pochi. Vediamo se riusciamo a farli. Ok, data male, secondo lancio. Venite, venite. Ok. Abbiamo eliminato anche questi. Non so se c'è altra gente. Qui tutto pieno. No, non c'è nessun altro. Non so perché stessero qui. Penso che fossero dei banditi. Ok. Qua non c'è praticamente nulla. Qua sotto? Apparentemente no. Ok, allora ragazzi, abbiamo fatto fuori tutti. Questo è buono. Ok. Continuiamo ad andare verso Lady Masako. Qua l'abbiamo fatti praticamente fuori tutto. Il nostro Kage è qui. Vediamo un po'. Andiamo, Kage. Dovremmo essere nelle vicinanze, penso. Oh. Vediamo un po'. Andiamo da Lady Masako.
Sai che siamo praticamente arrivati. Ok. Non penso ci siano nemici. No. Ok. Eccola qui. Lord Sakai. Bene ragazzi, vediamo un po' cosa succede. Lady Masako, la moglie del traditore ti ha detto dove si nasconde? Quando glielo chiedo, lei piange e distoglie lo sguardo. Vuoi biasimarla? Dopo un po' sì. Forse un giovane samurai potrebbe ammaliarla. È di là. Aspetta qui. Ok, quindi dobbiamo cercare di ammaliarla. Immavito, attenzione. Vediamo un po' cosa ci tocca fare. Parla con Ina. Signore. Parliamo, va. Lady Masako vuole uccidermi. Glielo leggo negli occhi. Non le lascerò farti del male. Ma tu mi devi aiutare. Vi ho già detto tutto quello che so. Hachi consegna i messaggi per tuo marito. Vuol dire che si incontrano. È solo questione di tempo prima che Masako trovi entrambi. No, voi dovete salvarlo. Posso salvarlo solo se lo trovo prima di lei. Tu conosci tuo marito. Dove si nasconderebbe? Fatemi pensare. È importante, Hill. Tuo marito ha ucciso degli innocenti. Ritornerò. Ok. Non ci ha detto nulla, praticamente. Va bene. Torniamo da Lady Masako. E allora... Sta pensando al possibile nascondiglio del marito. Cosa le hai offerto? Facciamo due passi. Andiamo dove non ci può sentire. Va bene. Ci dica. Le ho detto che avrei cercato di salvare suo marito. Sai bene che lo ucciderò. Dovevo pure ottenere la sua fiducia. Hai mentito. Le ho detto che ci avrei provato. E lo farò. Cosa le dirai quando non ci riuscirai, Jin? Che non potevi perdonare i suoi crimini e che io non potevo ostacolare la tua giustizia. Mi sembra... Comunque guardo. Vedo la notte in cui la mia famiglia è morta. Quando mio padre morì, non tornai a casa per molto tempo. Una casa vuota si sgretola in fretta. Questa non è più casa mia. È la tomba della mia famiglia. I bimbi stringevano ancora i balocchi. E mia sorella giaceva massacrata, col corpo avvolto nella sua fascia dorata. Non posso più proteggerli. Posso solo vendicarli. Mi manca la musica. Come? I miei nipoti starebbero qui a suonare canzoni con me, per festeggiare la nuova stagione. Non ascolterò più la loro musica. Grazie. Lasciami stare! Kim, torniamo alla casa. Cosa succede adesso? Cosa? Oh oh. Ina.
Ci serve l'assassino. Ora. Cerchiamo in giro. Ok. L'hanno uccisa, purtroppo. Purtroppo l'hanno uccisa. Ok, dobbiamo trovare le tracce. Dove saranno le tracce? Qua. Di qua. Ok, abbiamo trovato le tracce, vediamo chi troveremo a questo punto. Le tracce continuano di qua. Ok, allora vediamo un po' da questa parte. Sì. Perfetto, da questa parte quindi. Perché hanno ucciso Hina? Per evitare che trovassimo Sadao. Sapevano che era con noi. È un lungo viaggio dal taglialegna qui. Tanta gente ci ha viste insieme. L'avevi previsto. L'hai usata come esca. Speravo di attirare suo marito. Dovevi dirmi il tuo piano. Così mi avresti fermata? Avevo giurato di proteggerla. Ok, un attimo perché ho perso le tracce. Doveva? Ok, qua. Ok, vediamo un po' se da questa parte cosa c'è. Ma non c'è nulla. Da quella parte? Eccolo, eccolo, eccolo. Qua le tracce, perfetto. Andiamo, andiamo. Vediamo un po' di trovare questo assassino. Allora, da che parte può essere andato? Una serie di impronte. Chiunque sia l'assassino è da solo. Ora che Hina è morta, ci serve vivo. Dici? Ci serve vivo? Ok, seguiamo sempre le tracce, ragazzi. Eccolo. Aiuto! Non deve morire. Ehi! Perdo sangue! Ah. Non voglio morire qui. Perdo sangue. Ok. Aiuto. Oddio, non l'avevo visti loro. Ok, l'abbiamo fatti fuori. Bene così, ragazzi. Qua cosa c'hai tu? Niente. Scusate. Ok. No, tu no. Come tu no? Hachi, il fratello di Sadao. Perché hai ucciso Hina? Volevo liberarla, ma non collaborava. Voleva salvare Sadao. Vi invocava urlando. Non volevo. Dov'è tuo fratello? L'ho deluso, ma non lo tradirò. No! Ti ha ucciso. Non puoi morire. Dimmi dove si trova. È morto. Hina è morta invano.
per mano di traditori, proprio come la mia famiglia. Non rinuncerò a cercarli. Consegnava messaggi per suo fratello. Forse ne ha uno. Ok, stamaniamolo. Cosa hai trovato? Mappa delle provviste macchiate di sangue. Una mappa appartenente al Adachi, fratello di Sadao, capovillaggio della fattoria Kuta. Mostra le rotte di approvvigionamento battute dai Itachi. Una mappa di rifornimenti. Consegnava okay. cibo ai campi profughi. Forse Sadao si nasconde in un campo. Trova quello più vicino e parla con il responsabile. Potrebbe decifrare la mappa. Tu cosa farai? Seppellirò Hina. Glielo devo. Ti raggiungo al campo quando finisco. Ok. Abbiamo completato il marito, ragazzi. Un altro racconto, un'altra parte del racconto di Lady Masako. Non abbiamo ancora un punto, però va bene così. Amuleto della duplice distruzione, amuleto offensivo. Ok. E un nuovo dono è anche disponibile. Perfetto. Ragazzi, siamo tra l'altro al cimitero, qua troveremo un po' di cose qua. C'è il traditore, tieni premuto, vediamo un po' cosa riguarda il traditore. Eccolo qua, racconto in corso, il nuovo racconto della nuova parte del racconto di Lady Masako. Ma ci andremo successivamente. Allora ragazzi, io direi che alla fine, nonostante le prime due volte in cui sono morto purtroppo, siamo comunque riusciti a completare quest'altra parte del racconto di Lady Masako. Io direi che il prossimo obiettivo sarà quello magari di continuare il racconto dell'arco, la via dell'arco, ma staremo un po' a vedere, devo anche fare qualcos'altro. Quindi per noi per adesso ci fermiamo qui. Se vi è piaciuto l'episodio lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Seguitemi anche sulla mia pagina Instagram e anche sul mio canale Twitch. E niente ragazzi, noi ci vediamo al prossimo episodio di Ghost of Tsushima. Ciao a tutti ragazzi!